Sai, Youssef, questa è una strada molto pericolosa. Sarebbe un rischio andare da soli, soprattutto con questo buio. Ha riscosso un grande successo la quinta edizione del presepe vivente di Cavaticchi di Spoltore, che come ogni anno ha richiamato migliaia di persone dall'area metropolitana. La sacra rappresentazione, curata in ogni dettaglio, è stata affidata alla regia di Mario Probi, attore e cappellano dell'ospedale civile di Pescara. Questa sacra manifestazione, ha sottolineato il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, nel presentare l'iniziativa, è nata in condizioni particolari, ovvero dopo il recupero di un'area abbandonata. Grazie all'impegno di tutti i cittadini della frazione di Cavaticchi e al supporto della parrocchia di Santa Teresa, aggiunto ancora il primo cittadino, siamo riusciti a farne uno degli appuntamenti culturali religiosi di maggior interesse della città. Oltre 150 tra attori e figuranti hanno dato vita ad una rappresentazione suggestiva ed emozionante. Il presepe, aggiunto il consigliere Carlo Pietrangelo, non appartiene solo a Cavaticchi ma a tutto il territorio, considerando che hanno preso parte alla sacra rappresentazione gli abitanti di tutti e cinque borghi di Spoltore e dei paesi limitrofi. Allestita su un'area di circa un ettaro, denominata Lipiratice, la naturale scenografia ha fatto la cornice ai principali episodi del racconto biblico. Il regista Mario Probi ha sottolineato che il presepe resta legato al percorso religioso dei fedeli. L'evento è stato realizzato grazie all'impegno dei volontari dell'Associazione Culturale Cavaticchi e dell'Associazione Lipiratice, con il patrocinio del Comune di Spoltore e della provincia di Pescara. L'assessore alla cultura del comune di Spoltore, Roberta Rullo, ha evidenziato infine il valore pedagogico dell'iniziativa. L'evento, diretto, lo ricordiamo, dal regista Mario Probi, con la voce narrante di Franco Probi e con la consulenza religiosa di Don Giovanni Cianciosi, si è avvalso della direzione artistica dell'attore Antonio Luise. Ha collaborato alla regia Pina di Gianberardino. Il coordinamento musicale è stato affidato alla professoressa Sabrina Di Blasio. Francesca Gianzante ha vestito gli abiti di Maria, mentre il ruolo di Giuseppe è stato ricoperto da Gaspare Firmani. Il piccolo Stefano Iannicari ha interpretato il Bambin Gesù. Una manifestazione, è stato detto infine, che pur contando appena 5 edizioni dimostra di poter proseguire negli anni. Il regista Mario Probi ha annunciato la volontà di trasformare la sacra rappresentazione vivente in un film.